La nostra visione dalla Commissione, non solo di Agri, ma la Commissione nel completo, è molto chiara. Abbiamo una strategia, è quella del Green Deal, quella del Farm to Fork, è quella di andare verso la sostenibilità del nostro sistema alimentario. Infatti, c'è un dibattito, noi pensiamo che è piuttosto artificiale, che a volte mette in contraddizione produzione e sostenibilità. Le due cose vanno insieme. Dobbiamo garantire la produzione oggi. E dobbiamo garantire la produzione tra 10 anni, tra i 20 anni, tra i 30 anni per i nostri figli e per tutte le altre generazioni. Alla fine è un dibattito dei tempi, un dibattito dei tempi e organizzare i costi in questi diversi orizzonti temporali. Allora, in questo senso, noi pensiamo che la strategia del Green Deal, la nostra strategia per la sostenibilità, continua essendo rilevante e anche in alcuni aspetti concreti anche diventa più urgente. Infatti, questa crisi che adesso stiamo vivendo riflette, per esempio, che una grande debilità del nostro sistema alimentario e della nostra produzione agricola è la dipendenza dalle energie fossili. Noi l'abbiamo già detto 2 anni fa col Farm to Fork, dobbiamo ridurre questa dipendenza. 2 anni fa abbiamo già detto che bisognava ridurre un 20% l'uso di fertilizzanti chimici. L'abbiamo già detto 2 anni fa, quando eravamo in un altro contesto molto più diverso del quello del lockdown del Covid. Abbiamo detto che bisogna ridurre la nostra dipendenza dai fertilizzanti chimici. Adesso, con i prezzi dei fertilizzanti chimici, alcuni in particolare, come sapete, quelli dell'azoto, per esempio, con prezzi che si sono moltiplicati per 3, per 4, per 5, questo diventa più e più urgente. E noi pensiamo che bisogna usare tutti gli strumenti che adesso abbiamo dell'Unione Europea, ne abbiamo tanti a livello finanziario, tra quelli la PAC, per precisamente accelerare questa transizione.